Buongiorno a tutti, sono Gianluigi Nuzzi e sono davvero contento oggi perché vi posso presentare un libro importante. Il libro è La voce delle sirene, l'autrice è Laura Pepe che insegna all'Università Cattolica diritto della Grecia antica. E quindi in un momento nostro così difficile, di problemi, di situazioni di emergenza sanitaria, tuffarsi in quella che è la seduzione, la persuasione, che è un binario per entrare nella Grecia antica, ci porta in un mondo favoloso, il mondo della retorica, il mondo della parola, dove la persuasione era indispensabile, era quello che animava la Grecia appunto antica, animava le sue persone, i suoi guerrieri, i suoi eroi, la società maschile, la società dell'agorà, la società ateniese, li armava uomini che erano solo vincibili ai loro dei, evidentemente. L'autrice fa questo viaggio ed entra con forza in questo mondo. Laura Pepe. Grazie innanzitutto per questa bella presentazione, Gianluigi. Sì, io ho creduto di dover fare questo testo che parla proprio di persuasione perché credo che nel parlare del passato noi parliamo anche un po' del presente. Nel mio libro ci sono in qualche modo dei riferimenti al presente che sono però sempre sottaciuti. Il lettore più attento li troverà tra le righe appunto del libro. In una società come la nostra la persuasione manca moltissimo, perché come spiego dalle battute iniziali del libro, la nostra comunicazione è fatta molto spesso di frasi molto brevi, di video che devono stare dentro i 20 secondi di tollerabilità per Instagram, perché sennò nessuno li guarda, di frasi che devono rimanere all'interno dei caratteri ammessi da un tweet. E invece quello che è bellissimo della scoperta dell'antichità è proprio il fatto che al contrario la voce, la parola ben detta, la parola che è capace di persuadere, è una delle riscoperte più grandi e più potenti, ed è uno degli insegnamenti anche più importanti che possiamo fare dal nostro passato. Tu hai davvero ragione, perché il tuo libro è una fitta trama che ci fa capire anche meglio quello che è la comunicazione oggi, l'arte della parola, no? L'arte della parola che un conto è la persuasione, un conto è la seduzione, ma un conto è anche la violenza, perché a volte la parola oggi è usata come un'arma affilata, un coltello affilato. Però io non posso non resistere e quindi vorrei che tu ci accompagnassi in questo viaggio. Allora iniziamo proprio dalla creatrice della persuasione, no? Da come è iniziata, che è iniziata da una sfida tra un vecchio maestro che si chiamava Corace e un giovane allievo. Ecco, com'è che ci porti all'inizio? Com'è che si è creata la persuasione? Perché c'è stato, cavolo, un inizio, no? Certo, c'è stato un inizio come di tutte le cose. I greci sono in genere molto abili a trovare sempre quello che si chiama il protos euretes, cioè il primo scopritore di qualsiasi cosa. E dicevano che la retorica o l'arte della persuasione, la retorica fondamentalmente è questo, ma io cerco di non usare il termine retorica nel mio libro perché Solo retorica. all'inizio lo usi, sì. No, sì, ma dà molto fastidio. Tutte le volte si dice è solo retorica, quindi è un termine in qualche modo fuorviante e deteriore. L'inizio dell'arte della persuasione nasce proprio da questa disputa che si ebbe tra un maestro e il suo allievo. Il maestro aveva detto all'allievo: ti insegnerò l'arte della persuasione e tu mi pagherai quando vincerai la tua prima causa. Ovviamente l'allievo aveva deciso di non intentare mai causa a nessuno per non pagare il suo debito con il maestro. A un certo punto è il maestro che decide di fargli causa e dice appunto: se io vinco tu mi devi le 1.000 dracme, se io perdo me le devi comunque, perché avevi detto che il nostro patto era questo, insomma. Insomma, questa disputa tra le due persone ci dimostra molto chiaramente che la parola è un'arma, è un'arte appunto affilatissima, no? Con le parole si può modificare la realtà. Si possono indurre le persone a fare anche ciò che non vogliono. D'altro canto, però, questo alterco tra maestro e allievo, che è un alterco a somma zero, nel senso che finisce in parità, ci dimostra anche che noi sappiamo e dobbiamo essere in grado di vincere, e di essere superiori alla forza di parole che magari possono ingannarci, perché questo è il fatto. La persuasione, innanzitutto, non è violenza, non deve essere violenza. Oggi purtroppo lo è diventata, ci sono moltissimi saggi che parlano, ahimè, della degenerazione sostanzialmente della parola e della persuasione, ma la persuasione non deve essere mai violenza. Nel termine stesso persuasione, c'è cioè questo suavis, persuasio, che viene da
appunto, che deriva da suavis, che indica proprio la suavità della dolcezza. Quindi parlare di persuasione violenta è, secondo me, ossimorico. E quello che volevo dire, appunto, è che la persuasione può essere sicuramente un inganno in tutti i campi, anche nel campo erotico, nel campo appunto del marketing, della pubblicità. Sicuramente noi siamo ingannati da quello che la persuasione ci dice, ma nello stesso tempo chi conosce la persuasione sa anche come non farsi vincere dai facili inganni che il persuasore può avere. E poi ci si può anche decidere di stare al gioco, nel senso che c'era un sofista molto famoso che si chiamava Gorgia, che diceva, ma è bellissimo l'inganno, è molto più saggio farsi ingannare che non farsi ingannare. Però è un gioco nel quale appunto ognuno decide di darsi delle proprie regole e di imparare a giocare consapevolmente. Ecco, però è anche vero che, insomma, dal tuo libro emerge con forza che i protagonisti della persuasione, o meglio, della radice della persuasione, che è la seduzione, sono le donne, no? E racconti una storia splendida che è l'intrigo incredibile che Era fa per aiutare gli Achei contro i Troiani. Ce lo vuoi raccontare? Come? Allora, io ne ho parlato proprio all'inizio del libro di questo lato importante di peito, che è la parola con cui i greci indicano la persuasione, che è però innanzitutto seduzione. La seduzione è un'arte femminile, gli uomini imparano la seduzione, le donne ce l'hanno come qualità. Proprio la prima donna che viene creata, Pandora, che è un corrispettivo della nostra Eva, diversa per molti versi, ma sostanzialmente quello, e beh, ha la persuasione, ha la seduzione dentro di sé, perché comunque deve saper ammaliare esattamente come si fa con la persuasione. Era a un certo punto mette in campo le proprie doti seduttive e persuasive nei confronti di suo marito, che è il potentissimo Zeus. Lei sostanzialmente deve aiutare i suoi protetti, ok, sul campo di battaglia. Siamo naturalmente nell'Iliade, si è appena ritirato Achille dalla battaglia, questo vuol dire che gli Achei stanno versando in una situazione di gravissima difficoltà. E quindi appunto Era deve intervenire per cercare di riequilibrare le sorti del conflitto. Ma come fa a farlo? Beh, ovviamente deve sedurre il più potente degli dèi, che guarda caso è anche suo marito. E quindi va da Afrodite, dea della bellezza, dell'Eros, soprattutto chiede il famoso cinto di Afrodite, che altro non era se non un reggiseno, dove erano appunto ricamati tutte le qualità della persuasione e della seduzione stessa. Indossando questo cinto si presenta da suo marito, che subito rimane abbagliato dalla bellezza, no, di questa divinità, e le dice una cosa che a noi sembrerebbe assolutamente bruttissima, nel senso che le dice, oh cara Era, cara moglie mia, ma sai che mai mi ha preso un desiderio sessuale più forte per nessun'altra donna, per nessuna delle molte amanti che ho avuto. In questo momento io mi sto di nuovo innamorando e mi sto cadendo ai tuoi piedi. E insomma, alla fine si verifica l'amplesso tra i due sposi, anche nonostante la frase poco elegante appunto del marito Zeus, e quindi dopo aver fatto addormentare il proprio marito Zeus, stanco dopo l'amplesso e anche con l'intervento di un'altra divinità, che è la divinità del sonno, Ypnos, finalmente Era può appunto procedere con i suoi piani. Questo è un chiaro esempio di come sostanzialmente la seduzione può riuscire a manipolare la mente dell'uomo, di come fondamentalmente corpo e voce interagiscano. Ecco, ma perché, scusami, ti chiedo un po' ovviamente da profano, ma perché la seduzione, che è appunto parlavamo della radice, della persuasione, che fa parte appunto di questa divinità che personificante la persuasione, la seduzione, di cui hai ovviamente fatto riferimento, Peito, ecco, è affidata alla donna? Perché la donna nella società ateniese, nella società greca ancor più, tu la descrivi in maniera veramente che oggi farebbe venire la pelle d'oca, no? Cioè una donna che è marginale nella società, una donna dove è solo grembo fecondo, cioè una donna che non ha un ruolo nella politica, deve solo fecondare, non c'è amore. Chi bacia, poi arriveremo a quel bacio dato alla propria donna che tanto ha stupito la società dell'epoca, no? Ecco, e perché viene affidata a una figura così poco centrale?
Beh, innanzitutto perché, come stavo dicendo prima, quando nasce la prima donna, porta in sé proprio appunto peito, porta in sé la persuasione. E poi perché il corpo femminile è un corpo che per sua natura in qualche modo è fatto per sedurre, laddove al contrario il corpo maschile non può sedurre. Per i greci è fondamentale questa cosa, sedurre soltanto la donna. L'uomo al più può conquistare con la forza. Molto spesso si parla di Zeus come del seduttore, quindi del re degli dei come del seduttore. Ma in realtà Zeus è un violentatore seriale, ben più che non un seduttore. E sto usando qui un'espressione della mia maestra Eva Cantarella, che l'ha descritto così in un suo famoso libro recente. Perché proviamo a pensarci, l'uomo fondamentalmente, se non, proprio perché la donna è considerata essere abbastanza inferiore, se conquista subito tanto meglio, se no, se non riesce a conquistare subito, ricorre alla forza o all'inganno proprio per conquistare la sua preda. Ma noi arriviamo anche alla mascolinizzazione della fanciulla, per esempio a Sparta, dove i giovani spartani facevano le loro notti d'amore fugaci, dopo il rapporto scappavano e tornavano dai loro compagni. Cioè la virilità è quasi, si arriva quasi, io sono rimasto stupito, l'uomo che ama altri uomini è il solo a dimostrare natura virile. Eh sì, Possibile? ma certamente sì, nel senso che noi viviamo in una società dove fondamentalmente i valori sono stati stravolti, soprattutto con l'avvento del cristianesimo, che ha veramente ribaltato un po' la nostra mentalità. Nel senso che a partire dal cristianesimo in poi, e non sto assolutamente dando un giudizio, sto soltanto constatando un fatto, si è iniziato a guardare all'opposizione tra omosessualità ed eterosessualità. Al contrario, nell'antichità non era questa l'opposizione prevalente. L'opposizione prevalente era questa, quella tra attività e passività. Di conseguenza la donna era sempre comunque essere passivo, l'uomo era essere attivo. E poteva esercitare la sua attività o con le donne o anche con altri uomini, purché questi fossero ricompresi in una fascia d'età che non li definiva ancora come uomini fatti adulti. Quindi, ad esempio, con i ragazzi, la pederastia, che per noi è il peggiore dei reati, in realtà per loro era addirittura una cosa che doveva essere praticata, perché serviva proprio come insegnamento, nel senso che in assenza di una figura di riferimento e di educazione, le madri non insegnavano, le scuole non c'erano, l'unico modo che un giovane aveva per imparare ad essere cittadino era con la presenza di un uomo adulto che gli insegnava effettivamente come diventare cittadino. Poi ci sono insomma, molte discussioni sul fatto che appunto il rapporto tra pederotico fosse un rapporto sessuale concreto oppure no, o se fosse soltanto una simulazione. Io non ho alcun dubbio a ritenere che assolutamente il rapporto sessuale fosse completo in ogni suo aspetto. Ma questo perché? Perché la donna, in qualche modo, essere inferiore, era stata proprio addirittura teorizzata l'inferiorità della donna, per esempio da Aristotele, che aveva proprio detto la donna è fredda ed è materia, l'uomo invece è caldo ed è forma, quindi è gerarchicamente anche superiore. In un contesto di questo genere, ovviamente, un uomo non può avere un rapporto con una donna che sia un rapporto di parità, è sempre un rapporto impari. Quindi la donna, l'unica cosa, giustamente come tu sottolineavi, la donna viene impiegata solo ed esclusivamente per la riduzione dei figli, perché in un rapporto omosessuale evidentemente questo non è possibile, ma nello stesso tempo per andare con lei, come succedeva a Sparta, la si priva di tutte le sue caratteristiche di seduzione. Non si vuole, lo spartano non può giacere Tagliano i sostanzialmente. capelli, delle cose pazzesche, Esatto. Per dire, ad la trasformano in uomo. La sposa veniva nella società spartana rasata a zero, aspettava il suo sposo in una stanza chiusa al buio perché lui non doveva sapere con chi aveva a che fare. E dopo, appunto, la consumazione dell'atto sessuale, il compagno, il marito, se ne ritornava dai suoi compagni perché non poteva passare la notte con una donna. Non sarebbe stato all'altezza di un guerriero spartano stare appunto insieme a una donna inferiore. Nello stesso tempo, gli ateniesi che cosa fanno? Sanno benissimo che le donne sono delle seduttrici, sanno benissimo che una E delle le cose tengo nascoste sotto chiave. sono nascoste sotto chiave, nel senso che ti rendi conto, se tua moglie ti tradisce, vuol dire che tu non sai più di chi sono i figli. E in una società piccola come quella ateniese, non sapere
di chi sono i figli vuol dire non sapere neanche se nella cittadina, nella città, tu sei cittadini autentici, figli di ateniesi, oppure dei bastardi. Sì, però tu osservi anche, scusami se ti interrompo, Laura, osservi anche come se il capofamiglia scopriva il traditore, l'uomo che era entrato e gli aveva portato via la figlia o la moglie, poteva ucciderlo. Però dici anche, in realtà questo accadeva quasi mai, perché più delle volte tutto si risolveva con una buona il pagamento di una buona multa, no? Poi alla fine il denaro trionfa sempre. Sì, però nello stesso tempo la donna veniva ripudiata, quindi si veniva a patti tra uomini, però nello stesso tempo la donna veniva allontanata, cioè la donna che era stata sedotta, la donna che magari era rimasta anche incinta a seguito di un rapporto extraconiugale, veniva allontanata e non veniva più accolta in nessuna famiglia. Senti, Laura, abbiamo poco tempo, nel senso che tu hai affrontato tanti argomenti, e quindi tutto il capitolo di Elena, perché poi c'è questa figura bellissima di questa donna strepitosa di Elena, la figura anche di Ulisse, tu parli di Ulisse, di come cade apparentemente nelle grinfie di Circe, di Calipso, insomma ci sono veramente dei grandi viaggi. Noi però volevo che tu, Paride che poi è il poco virile, perché è troppo seduttivo, anzi, e quindi poi ci accompagna invece in un'altra parte del libro che è altrettanto importante, che è quella dove Ipeto diventa l'arma della politica, dove la parola è non è solo la seduzione e la persuasione, è nell'erotismo, nell'erotica, ma è anche e soprattutto in quella che è la culla della nostra civiltà, della democrazia, quindi la parola in Grecia ad Atene. Laura. Certo, la parola in Grecia e soprattutto la parola nella democrazia. Una delle prime cose che sottolineo nel mio libro è il fatto che quando si rivolgevano tra pari, tra persone appunto che appartenevano alla stessa società, i greci non avevano una parola per indicare l'obbedienza. Un cittadino non poteva obbedire al potere, perché semplicemente i cittadini erano nello stesso tempo governanti e governati. E quindi si dovevano persuadere l'un l'altro. Cioè, uno vale uno, veramente lì c'era l'idea dell'uno vale uno. Per chi aveva i diritti, però. Allora, sì, in realtà hai fatto bene a sottolineare questa cosa, nel senso che molto spesso noi crediamo di essere discendenti dai greci, no? Quindi vediamo i greci come i nostri padri, i nostri fondatori della nostra democrazia. Attenzione, la democrazia ateniese era molto diversa dalla nostra, nel senso che tutti erano partecipi della democrazia, purché fossero cittadini. Questo voleva dire che venivano sicuramente escluse le donne, ma questo l'abbiamo già detto ed è chiaro da quello che abbiamo detto. Venivano esclusi gli schiavi, la società ateniese era basata molto sul lavoro degli schiavi e soprattutto erano esclusi tutti coloro che non erano discendenti da due cittadini ateniesi e che molto spesso erano coloro che in qualche modo lavoravano di più e procuravano più ricchezza, si chiamavano meteci, quindi quelli che venivano dall'esterno e non potevano mai avere la cittadinanza. Atene fu una città molto chiusa e questa secondo me fu anche una delle cause della sua rovina, e quindi questo ci serva di insegnamento. Insomma, le città chiuse che non ammettono altri al loro interno sono destinate prima o poi a soccombere, ma questo è un mio giudizio. Quello che ti stavo dicendo è che naturalmente se tutti quanti sono uguali, i cittadini sono uguali, anche se questo corpo di cittadini è molto ristretto, è evidente che tutti hanno pari diritti. Ma pari diritti deve essere inteso nel senso più vero di questa parola, nel senso nella nostra democrazia, e questa è un'altra differenza con la democrazia ateniese, noi siamo rappresentati da qualcuno. L'unica decisione che ci spetta è quella di decidere chi deve decidere per noi, sostanzialmente. E noi anche ci disinteressiamo dalla politica. Sono pochissimi i cittadini che hanno una parte attiva nelle decisioni politiche, proprio perché sappiamo che ci sono dei rappresentanti. Ad Atene non era così. Atene era una città formata fondamentalmente da un 10.000 circa cittadini nei suoi tempi migliori, e tutti quanti partecipavano perché sapevano che le decisioni che venivano prese dalla città erano decisioni che riguardavano tutti quanti e loro in prima persona. Persuadersi e persuadere gli altri era di conseguenza una cosa fondamentale, cruciale. Tant'è vero appunto che l'arte della parola veniva esercitata soprattutto all'interno di quel meccanismo, quell'assemblea che riuniva proprio tutti quanti i cittadini. Aspetta, arriviamoci all'assemblea, perché lì poi il cittadino, essere cittadino, non era, io sono cittadino italiano, se sia un delinquente, lì essere cittadini era un lavoro. Però prima ci introduci uno dei personaggi, secondo me, con Ulisse, insomma, uno dei personaggi
più affascinanti che tu porti nelle tue pagine. Allora vediamo la voce delle sirene, poi ci spiegherai anche il titolo alla fine, però. Allora, volevo chiederti, perché tu prima parlavi della società dove praticamente, ad esempio, le persone, gli uomini non potevano sposare delle straniere, no? E questo fu un grande crucio, credo io almeno, per quello di Pericle, no? Ecco, e ci presenti Pericle. Pericle e il suo discorso che doveva essere un discorso di commemorazione dei defunti, che poi in realtà è diventato un manifesto che ancora oggi ha una sua forza, una potenza della democrazia. Esatto. Proprio io parlo di Pericle proprio per spiegare quanto è importante e quanto è vitale la parola per loro, no? Pericle ha pronunciato a un certo punto questo discorso, era la fine del primo anno della guerra del Peloponneso, la guerra che contrappose Atene a Sparta e che durò, ahimè, 30 anni e segnò la vittoria di Sparta, la sconfitta di Atene e con questa, bene o male, anche la fine della democrazia ateniese nella sua forma più vera. Pericle pronunciò alla fine appunto del primo anno di guerra un elogio dei caduti che in realtà, come tu hai giustamente sottolineato, si trasformò in un elogio della democrazia. Disse che la città di Atene si distingueva da tutte le altre per il fatto che a tutti viene riconosciuto un piano di parità, soprattutto una cosa che per l'antichità era di una... In che anno eravamo, grosso modo? Eravamo nel 430 avanti Cristo. Una cosa sconvolgente che per noi è scontata, ma che per l'antichità non lo era affatto. Nell'antichità c'erano i nobili, la nobiltà di sangue che aveva un suo potere. Lui dice tutti gli uomini sono uguali, anche se uno è povero, può contribuire comunque alla città, se ha dei meriti, facendo qualcosa. Insomma, Pericle aveva in qualche modo fondato una società meritocratica. Poi ci siamo persi, ma poi forse neanche Atene era così, nel senso che ci si discute molto, no? Se le parole di Pericle siano parole soltanto vuote oppure no. Però sappiamo in realtà che nella politica ateniese non contava essere nobili o essere particolarmente appunto potenti. Contava soprattutto la propria capacità di aiutare la città nel momento in cui la città aveva bisogno. Qualsiasi cittadino poteva intervenire nell'assemblea, e questo magari lo guardiamo dopo, e Pericle riconosce questa capacità che ciascun ateniese ha di poter contribuire al bene pubblico. Questo discorso fu un discorso, insomma, uno spartiacque, un punto e a capo. Però anche qui c'è lo zampino di una donna, o sbaglio? C'è uno zampino di una donna e qui infatti giungiamo di nuovo alle donne, al limite della cittadinanza. La donna in questione era Aspasia. Pericle aveva avuto figli da una donna ateniese perché una sua stessa legge aveva stabilito che soltanto chi fosse figlio di due ateniesi potesse a sua volta essere ateniese. E poi si era innamorato perdutamente di Aspasia. Aspasia era una donna di Mileto, nell'Asia Minore, quindi era anche un po' orientaleggiante, se vogliamo. Era un'immigrata, potremmo definirla così. E non aveva diritto di voto, non poteva sposare un ateniese, però lui cadde innamorato. Però lui è innamoratissimo di questa donna. Perché? Perché questa donna, a differenza di tutte quante le altre donne ateniesi, era colta. Molto colta ed era straordinariamente intelligente. Tutti quanti i politici addirittura le chiedevano consiglio e si diceva che anche Socrate, che fu il più grande filosofo di Atene, anche Socrate si rivolgesse a lei e la definisse addirittura la sua maestra di eloquenza. Pare addirittura che appunto quel famoso epitafio pronunciato da Pericle nel 430 sia stato composto dalla stessa Aspasia, la stessa Aspasia che aveva appunto il dono della seduzione e che aveva di conseguenza insegnato al suo compagno Pericle a persuadere con le parole. E in realtà il discorso di Pericle fu un discorso molto toccante, nel quale l'erotismo c'entrava moltissimo, perché lui a un certo punto dice chiaramente ai suoi concittadini che devono essere erastai, potremmo tradurlo come innamorati, ma capisci bene che in erastai c'è dentro la parola eros, quindi devono essere legati con un vincolo erotico viscerale proprio alla loro città. Queste sono le parole che usa Pericle per incoraggiare i suoi concittadini a partecipare alla città. Nella persuasione dell'oratoria, della parola, l'abilità che emerge, insomma, sottolineata nel tuo libro, è che oltre alla convinzione
bisogna avere la commozione, no? Che sono due Esatto. parole importanti. È certo, perché, ma questo viene addirittura teorizzato a un certo punto nei manuali di retorica. Bisogna allo stesso tempo convincere con la razionalità, ma bisogna anche trovare il momento, quando si parla, di toccare le corde più profonde dell'animo, no? E quindi commuovere e non soltanto convincere. Ma del resto, scusami, credo che tutti noi ce ne rendiamo conto. Un discorso che non tocca, che non ci tocca, che non ci dà niente, rimarrà semplicemente un buon discorso, ma freddo. E di Senza conseguenza. radici, certo. Ma guarda, io posso dirti che tra l'altro io in genere ascolto sempre con occhio critico, no, tutti i discorsi che vengono fatti e sto parlando anche appunto di discorsi politici e ti devo dire che negli ultimi tempi il discorso che mi ha proprio commosso, cioè mi ha fatto quasi piangere, è stato il discorso che ha tenuto qualche tempo fa la regina d'Inghilterra, la regina Elisabetta, che è stato un discorso di 4 minuti, quindi veramente brevissimo, estremamente conciso, ma nello stesso tempo un discorso che ha toccato veramente il cuore e secondo me quel discorso della regina Elisabetta che parlava appunto a una nazione ferita dal Covid era esattamente la degna erede, il degno erede del discorso Pericleo, perché lei ha detto veramente questo: uniamoci in unità, non abbiamo divisioni e siamo innamorati della nostra terra. Quel discorso della regina Elisabetta, ribadisco appunto, è secondo me il migliore esempio di commozione e convincimento al tempo stesso, razionalità e forza psicagogica appunto della parola. La regina Elisabetta è la vera erede di Pericle e di Aspasia, ti direi. Ma perché era importante per gli ateniesi parlare in pubblico? Cioè, perché questa importanza? Beh, perché gli ateniesi? Innanzitutto perché la vita di Atene si svolgeva tutta quanto all'aperto, no? Ti dico una cosa, tu sai come fare, ad esempio, quando vai in un museo a distinguere sui vasi attici chi è uomo e chi è donna? Quando vedi delle raffigurazioni, tu distingui l'uomo perché è scuro e la donna perché è chiara. Perché? Perché la donna se ne sta sempre all'interno della sua casa. L'uomo invece va sempre all'esterno, va nell'agorà e di conseguenza la sua pelle si scurisce. Di colore del soggetto. E quindi tutta la vita dell'ateniese era all'aperto, tutta la vita ateniese era all'interno dell'agorà. Non esistevano specialisti ad Atene perché l'idea dello specialista era esattamente il contrario rispetto a quella dell'uguaglianza. Se tu hai una specialità superiore, vuol dire che sei superiore a me. Se tu sei un avvocato, vuol dire che hai una conoscenza delle leggi superiore alla mia. Se tu sei un politico, vuol dire che hai una conoscenza, un'abilità che è superiore alla mia. Tutti i cittadini sono su un piano di parità, vuol dire che devono essere appunto tutti uguali e tutti avere le stesse competenze. Per questo è così importante la vita pubblica e collettiva, perché tutti i cittadini a turno svolgevano tutte le funzioni che erano necessarie per la vita della città. E come favorivano la partecipazione dei cittadini? Ma in realtà la favorivano, anche qui ritorno al tuo argomento, la favorivano molto spesso con il denaro, nel senso che a un certo punto furono introdotte quasi delle indennità, perché naturalmente i cittadini lavoravano e soprattutto guadagnavano dal loro lavoro. Non potevano, però nello stesso tempo si permettevano di evitare di lavorare in alcune giornate proprio per partecipare alla vita della città. I tre oboli, i due oboli che il governo aveva deciso di dare a chi decidesse di partecipare all'assemblea o partecipare al tribunale come giudice, sicuramente non erano abbastanza per vivere, quindi uno non poteva fare del giudice la propria professione o della partecipazione all'assemblea la propria professione, no. Però nello stesso tempo c'era un senso civico molto forte, proprio perché si sapeva che nell'assemblea si dovevano prendere delle decisioni che riguardavano tutti e i voti di conseguenza non potevano essere dispersi. Era importante far sentire la propria voce, anche se questa voce era una voce di dissenso, ma si doveva comunque partecipare nella maniera più attiva possibile a quella che era la vita della collettività. E noi abbiamo anche, tra l'altro, degli esempi di assemblee che prendono delle decisioni molto importanti. Proviamo a pensare, durante la guerra,
si deve decidere se attaccare oppure no, si devono decidere delle misure che sono fondamentali poi per appunto la vita stessa della città, e fu il popolo a prenderle, e molto spesso delle decisioni erano molto divisive, nel senso che non si riusciva a capire bene qual era la maggioranza, e si procedette con un conteggio delle mani dei 6.000 cittadini che erano presenti in assemblea, proprio per far sì che la decisione fosse condivisa e democratica. Ecco, tu, insomma, io sono rimasto un po' così, perché pensavo a queste grandi folle oceaniche, parliamo appunto di 6.000 persone, che rispetto agli aventi diritto si arrivava massimo al 20%. Ecco, tu dici, ma guardate che comunque quella società lì è un numero enorme, perché non tutti abitavano vicini, perché magari c'era chi abitava fuori città, nelle campagne, che a raggiungere la città e per partecipare a una seduta voleva dire perdere una giornata di lavoro anche, no? Certo, sì, ma però nello stesso tempo è il 20%, costituito da 6.000 persone, era l'unico che rendeva possibile la decisione. Prova a immaginare un numero superiore, prova a immaginare un'assemblea più popolata rispetto appunto alle 6.000 persone, sarebbe stato difficilissimo gestirla, anche perché bisognava dare tempo a tutti di coloro che lo volessero di parlare. Di solito, a chi veniva data la parola, ecco, secondo quali criteri? Per alzata di mano c'era l'araldo che chiedeva proprio, si metteva nel centro dell'assemblea, che era di forma circolare perché tutti dovevano essere equidistanti, c'era, quindi indistintamente, diciamo. C'era un araldo che diceva: chi ha qualcosa di utile da dire per la città si faccia avanti. E le persone appunto si facevano avanti, e tutti avevano diritto alla stessa quantità di tempo. Addirittura nei tribunali questo tempo veniva misurato da una clessidra, segno di uguaglianza. Tutti devono, cioè par condicio per tutti quanti. E quindi si ascoltavano appunto le voci di chi desiderava intervenire. Attenzione però, bisognava sempre intervenire dicendo qualcosa di utile per la città. Se infatti si fosse intervenuti con qualcosa di non utile o addirittura dannoso, si poteva addirittura essere comunque multati, puniti, perché l'assemblea doveva essere un luogo sicuramente di dibattito, ma non di distruzione del bene collettivo. Si decideva se una cosa era utile o meno. C'erano dei criteri oggettivi, ad esempio non si poteva mai dire cose contrarie rispetto alla legge, le leggi erano assolutamente sacrosante, di conseguenza non si poteva dire una cosa che contravvenisse alle leggi degli altri. Dovremmo ricordarcelo in questo periodo, per esempio. No? Sì, assolutamente, sì. Questa è un'altra delle cose che dico e spero che venga raccolta, no? Anche se non faccio mai nomi, ma in qualche modo... Ma neanche cognomi. Ascolta, all'epoca già c'era chi parlava alla pancia in queste assemblee, no? E come, sì. Una premessa, la macchina del fango esisteva anche nell'antichità e non esiste soltanto oggi, no? E di conseguenza tutti quelli che presero delle decisioni impopolari e tutti quelli che in qualche modo contribuirono a non far progredire Atene sono stati bersagliati dagli storici in modo assolutamente molto violento. Però nello stesso tempo, sì, a un certo punto ci fu proprio chi parlò alla pancia. La sua sfortuna fu quella di venire dopo Pericle. Pericle era stato, appunto, lo ricordiamo, il maestro di democrazia, quello che aveva fatto quel discorso che aveva incantato praticamente tutti, scritto forse appunto dell'Aspasia. Poi Pericle era morto, proprio perché era morto di peste. Sì, quello fu l'ultimo discorso che lui fece. Sì, fu l'ultimo discorso che lui tenne, perché tra l'altro Atene, proprio esattamente come sta accadendo oggi, fu presa da una terribile pestilenza che decimò la popolazione. Anche qui la storia si ripete, può sembra ripetersi. E Pericle non aveva lasciato eredi. Io credo che sia anche un po' normale, quando un leader è così tanto forte, è molto difficile che riesca ad avere appunto degli eredi di qualcuno che segua la sua strada. E di conseguenza il potere era stato preso da questi che vengono definiti demagoghi, cioè di persone che aizzano la massa. Ad esempio, contiamo Cleone, Iperbole, contiamo questi personaggi pazzeschi. Io consiglio a tutti quanti di andare a rileggersi una commedia bellissima che sono I Cavalieri di Aristofane. Dopo il tuo libro, ovviamente. Prego? Dopo il tuo libro, dopo aver letto il tuo libro. Sono anche
ci sono delle bellissime anticipazioni nel libro. Esatto. A un certo punto compare questo personaggio che si chiama il Paflagone, che vuol dire colui che continua a gorgogliare, a borbottare, a dire cose, che si distingue per la sua terribile capacità politica, nel senso che lui è capace soltanto di una oratoria violenta, è capace soltanto di dire il peggio, di distruggere anziché costruire, e a un certo punto viene insidiato da uno che non ha alcun tipo di competenza, a modi piazzaioli di conseguenza, sa soltanto gridare nelle piazze, sa soltanto pasticciare e insaccare gli affari altrui, è il famoso salsicciaio. Quindi questo Paflagone, che già era appunto un personaggio molto becero, viene insidiato da uno addirittura più becero di lui, ma che proprio per il fatto appunto che è così tanto becero avrà sicuramente la meglio, perché in quella politica che ormai aveva perso la sua leadership illuminata, quella di Pericle, non c'era altro posto se non appunto per dei personaggi che erano veramente incompetenti, vili e incapaci di guidare la città. Cleone in realtà condusse Atene a alcune importanti sconfitte, cercò di persuadere gli ateniesi a fare delle cose che sicuramente non sarebbero loro servite. E quello che ci si può chiedere è: il popolo di Atene dov'era al tempo? Esatto. Il popolo di Atene... Perché Iperbolo fu cacciato poi, no? Che assolutamente era... sì, ma fu cacciato da una congiura di aristocratici che cercarono di... Inciucio. Di quello che si chiama appunto Inciucio. Però nello stesso tempo nella vicenda di Cleone ci è facile capire come sostanzialmente in momenti di grandissima difficoltà, Atene stava vivendo la guerra del Peloponneso, era ridotta anche abbastanza male e era uscita tra l'altro da una pestilenza, in momenti di difficoltà si perde lui della ragione, di conseguenza si cerca di seguire quello che in qualche modo fa le promesse che sembrano più allettanti, che però non vengono mantenute, ma che sembrano... Quello che poi nell'antica Roma troviamo la figura del dittatore, no? Che poi l'abbiamo visto anche poi nella modernità, insomma. Il dittatore però, romano però era un po' diverso rispetto, nel senso che era una figura costituzionale il dittatore romano, però certo i dittatori romani, alcuni dittatori, Giulio Cesare tra l'altro fu tra questi, potevano approfittare dei propri poteri eccessivi. A Giulio Cesare venne conferita la dittatura a vita, potevano approfittare dei loro poteri eccessivi e di conseguenza sostituire a un governo tutto sommato democratico un governo autoritario. E fu quello che si rischiò di fare in realtà anche ad Atene. Pericolo più fu evitato, ma per un soffio. Anche perché gli ateniesi sapevano sempre ritornare sulle loro decisioni, quindi erano dotati di una saggezza politica che in qualche modo forse a noi manca. E lo dice molto bene lo stesso Aristofane all'interno dei Cavalieri, perché il destinatario dei maneggi politici del Paflagone, del salsicciaio, è proprio il popolo, che a un certo punto dice: guardate che io faccio lo stupido apposta, quando mi conviene faccio lo stupido, ma quando c'è il momento di far sentire la propria voce sono molto abile a farlo e sto a sbarazzarmi dei personaggi più scomodi e soprattutto più poco utili per la città, più dannosi per la città. Abbiamo ancora un paio di minuti, io non posso non farti una domanda su uno dei capitoli altrettanto gustoso, succoso direi, che è quello sui sofisti, no? Dove tu parlavi appunto, adesso parlavi di simulazione, dove il concetto di verità diventa un elastico retorico, mi verrebbe da dire. Credo che tu poi sia d'accordo con me anche sul fatto che i sofisti sono in qualche modo coloro che ci hanno lasciato nella nostra cultura un segno più determinante. I sofisti sostanzialmente dicono una cosa che a noi di nuovo appare scontata, ma per gli antichi non lo era, cioè dicono che la verità non esiste, o perlomeno la verità, di verità ne esistono moltissime, non esiste... Una verità individuale, insomma, ognuno ha la sua verità. Però è da distinguere anche Protagora, no? Cioè sono questa figura, è da distinguere dalle fake news di oggi, cioè è una cosa molto diversa. Sì, certo, perché le fake news sono proprio notizie false. Protagora dice invece che ciascuno di noi, siccome ognuno di noi è misura di se stesso, no? L'uomo è misura di tutte le cose, e ognuno di noi può anche avere una sua verità. Ma prova a pensare oggi, ne parlo con te che ovviamente di questa cosa ne sai moltissimo, no? C'è la verità processuale, che non è mica uguale alla verità reale, nel senso, come sono andati i fatti, tu te ne occupi ogni settimana. Te ne sei occupata anche tu nel libro, perché c'è il famoso processo del giavellotto, no? Esatto. Aristotele. Però dici che la verità, come sono andati i fatti, è diverso rispetto alla
appunto alla verità processuale, è diverso rispetto alla realtà storica, certo. Così via. Quindi i sofisti ci hanno fatto capire che la verità non è qualcosa con la V maiuscola che ci viene rivelata, ma è qualcosa che insomma, che va costruita volta per volta, che va disvelata. Tra l'altro per noi verità è un concetto in qualche modo univoco, no? Noi diciamo veritas e diciamo quello. La verità è quella che si vede, mi viene, parlavi tu prima di migrazione, allora un conto, immaginate una barca con questi disperati che raggiunge la terra italiana, c'è una verità che è quella che loro vedono in questa terra, magari una proiezione per una vita migliore, e chi vede invece arriva questi disperati che arrivano, magari hanno un'altra visione, no? Sono altre verità. Appunto, e quindi le molteplici verità e questo riconoscimento delle molteplici verità lo dobbiamo ai sofisti, che però nello stesso tempo furono dei maestri di persuasione incredibili, nel senso che sono stati sofisti ad insegnarci l'arte della parola e a insegnarci quanto la parola possa essere veramente utilizzata come un'arma nei confronti del proprio interlocutore. E loro hanno detto una frase che io... secondo me è geniale: la parola è un grande sovrano che con un corpo minuscolo può compiere le imprese più divine. Forse questo un po' ce lo siamo dimenticato, perché anziché far compiere oggi alla parola imprese divine, gli stiamo facendo compiere delle imprese assolutamente biasimevoli nella maggior parte dei casi. Dico, non voglio generalizzare, ma la mia sensazione è un po' questo. E quindi io ti direi che mi piacerebbe recuperare il valore della parola come grande sovrano, recuperando proprio l'insegnamento grandioso che sofisti ci hanno dato. Certo. E allora, ma scusami, concludendo, ma se la verità i sofisti dicono che è individuale, di ciascuno ha la sua, allora la convinzione non è cercare di convincere, non diventa cercare di ingannare? Sì, vabbè, certo, il rischio assolutamente c'è, ma allora ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio. Si vuole essere ingannati? Se si decide di essere ingannati, si decide di far parte di un gioco in cui si sottosta all'inganno. Però la differenza tra l'essere ingannati consapevolmente e inconsapevolmente è enorme. È come appunto entrare in un gioco senza sapere le regole e entrare in un gioco sapendo le regole. Se io entro in un gioco e so le regole, posso anche giocare le mie carte, quindi posso decidere di farmi ingannare per giocare a mia volta delle carte. Se invece sono inconsapevole, perché sono del tutto digiuno delle regole del gioco e del potere che gli altri possono avere nei miei confronti, sono in automatico un individuo sconfitto, ahimè. Per cui impariamo dagli antichi, direi. Allora, senza inganno, ma con tanta persuasione, allora consigliamo La voce delle sirene di Laura Pepe, editori La Terza, un libro che è fresco di stampa, ma è anche fresco di una storia che si riflette nella quotidianità, sia dei rapporti sentimentali, dei rapporti erotici, dei rapporti d'affetto, d'amore, ma anche dei rapporti nella politica. Io ho colto in ogni pagina tanti riferimenti a vizi, virtù, limiti e trionfi veri o finti della politica italiana. In bocca al lupo con questo libro, Laura. Io ti ringrazio moltissimo, veramente un sacco, davvero, di cuore. A voi, buona continuazione. Buona continuazione a tutti.